Il capitolo numero 20 dei Promessi Sposi segna numericamente l'inizio della seconda metà del romanzo. Come sapete, i Promessi Sposi sono costituiti nel loro insieme di 38 capitoli e per il momento abbiamo letto i primi 19. Iniziamo dunque la lettura della seconda parte del romanzo con un capitolo che definirei fondamentale, il capitolo 20. Non si tratta di un capitolo particolarmente lungo, al contrario, ne abbiamo trovati alcuni di decisamente più ampi, ma ripeto, è un capitolo fondamentale. Ha con tutta evidenza un protagonista, e questo protagonista è l'innominato che abbiamo conosciuto nel capitolo precedente, nel capitolo 19. Se ricordate, nelle ultimissime pagine del capitolo 19 ci eravamo lasciati con Don Rodrigo che, accompagnato da alcuni dei suoi bravi, si reca a cavallo a casa dell'innominato, o meglio nel palazzo, nel castello dove l'innominato vive. Da qui si ricomincia nelle primissime righe del capitolo 20. Vediamo dove abita l'innominato. Per praticità e data l'importanza di questo capitolo, ho pensato anche in questo caso di suddividere la lettura in due video lezioni diverse, così da dare modo e tempo a tutti di seguire con attenzione nel corso dei prossimi giorni. Quest'oggi vorrei leggere più o meno la prima metà del capitolo, che vi ho sintetizzato con alcune indicazioni relative alle sue prime quattro sequenze. Le successive le leggeremo e commenteremo assieme nella prossima video lezione. Nella nostra edizione ci troviamo proprio alla prima riga del capitolo numero 20, cioè all'inizio di pagina 582. La prima sequenza, la prima parte del capitolo 20, è rappresentata da una grande e famosissima descrizione. Il narratore si sofferma a descrivere il castello dell'innominato, potremmo quasi dire con gli occhi di Don Rodrigo, che sta arrivando nelle sue vicinanze e lo vede in alto, in cima a una rocca. Lasciamo parlare direttamente Manzoni. Mi raccomando, questo primo punto del capitolo va studiato poi con grandissima attenzione. Fra poco capirete perché. Il castello dell'innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima di un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti. Ci fermiamo un istante. Come vedete, sta iniziando una descrizione. Ci sono anche alcune parole difficili, è bene capire bene in questo caso punto per punto. Il castello dell'innominato si trovava a cavaliere, noi diremmo a cavallo, metà da una parte, metà dall'altra, di una valle, di una vallata, angusta, cioè molto stretta, e uggiosa, cioè nebbiosa, cupa, scura. Sulla cima di un poggio è una sorta di colle, di collina, che sporgeva verso l'esterno su un'aspra giogaia, cioè catena di monti. Dunque ci troviamo al fondo di una valle che suscita timore, paura in chi si sta avvicinando ad essa. Siamo in montagna. Ed è, non si saprebbe dire bene, se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Sembra cioè un luogo al tempo stesso pauroso, nascosto, ma anche collocato molto in alto, in cima a un colle. Quella che guarda la valle è la sola praticabile. Un pendio piuttosto erto, erto significa ripido, ma uguale e continuato. Ha prati in alto, nelle falde, un po' più in basso, ha campi, sparsi qua e là di casucce. Il fondo, cioè il fondovalle, è un letto di ciottoloni, di grossi ciottoli, di grosse pietre, dove scorre un rigagnolo, un piccolo fiume o torrentaccio. Notate il dispregiativo, torrentaccio, secondo la stagione. Allora, cioè in quell'epoca storica, siamo intorno al 1628, serviva di confine ai due stati,
Dettaglio importantissimo. Il castello dell'innominato si trova, lui dice a cavaliere, noi diremmo sul confine, tra due stati diversi, il Ducato di Milano a ovest, la Repubblica di Venezia a est, lungo questo piccolo fiume che fa da confine. I giochi opposti, i pendii opposti di queste montagne, che formano, per così dire, l'altra parete della valle, hanno anch'essi un po' di falda coltivata, cioè anche dall'altra parte della valle si intravedono alcuni campi lungo i pendii delle montagne. Il resto, sentite bene qui, è schegge e macigni, erte ripide, salite ripide, senza strada e nude, meno qualche cespuglio nei fessi e sui ciglioni. Ora, al di là del significato puntuale delle singole parole, spero che voi in queste prime 11 righe abbiate fatto attenzione al suono di molte parole. Avrete notato che c'è quella figura retorica di cui abbiamo parlato più volte in poesia, che si chiama fonosimbolismo. Siccome l'autore deve descrivere un paesaggio aspro, sgradevole, che incute paura, timore nell'osservatore, utilizza parole il cui suono stesso è sgradevole, contorto, difficile da pronunciare. Schegge, ciglioni, andirivieni, dirupi, torrentaccio, giochi, sono tutte parole difficili da pronunciare. Ci mettono quasi in imbarazzo nella lettura. Esattamente come in imbarazzo deve sentirsi colui che si sta avvicinando alla casa, al castello di un signore così potente e così cattivo come l'innominato. La forma delle parole corrisponde al contenuto che vogliono trasmettere, fonosimbolismo. Prosegue poi la descrizione. Dall'alto del castellaccio, altro dispregiativo, come l'aquila, paragone, dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore. Allitterazione, guardate quante figure retoriche, dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto. Il castello, e dunque il proprietario del castello, l'innominato, domina dall'alto verso il basso, valore simbolico delle parole. Dando un'occhiata in giro, scorreva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella strada che a gomiti e a giravolte di una strada molto tortuosa saliva al terribile domicilio, saliva verso questa casa tremenda, il castello, si dispiegava davanti a chi guardasse di lassù come un nastro serpeggiante, altro paragone. Attenzione, qui l'innominato, il luogo in cui abita, vengono paragonati a degli animali. Prima alla riga 12 dice come l'aquila nel suo nido pieno di sangue. Ora dice che la strada che porta al castello è come un nastro serpeggiante, cioè a forma di serpe, di serpente, un animale velenoso. Aquila, serpente, animali violenti e che spaventano. Dalle finestre, dalle feritoie, poteva il signore contare a suo bel agio, cioè con tutto comodo, i passi di chi veniva e spianargli le armi contro 100 volte. E anche di una grossa compagnia, nel senso e anche di un grosso esercito, compagnia militare, avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi che teneva lassù, stenderne sul sentiero o farne ruzzolare al fondo parecchi prima che uno solo arrivasse a toccare la cima. Cioè, trovandosi il castello, la fortezza così in alto, lungo un pendio così ripido, i suoi bravi avrebbero ucciso facilmente qualunque persona che si fosse avventurata lungo questa strada in salita per venirlo a trovare, con intenzioni cattive, ovviamente. Del resto, non che lassù, ma neppure nella valle e neppure di passaggio, non ardiva, cioè non aveva l'ardore, il coraggio di mettere piedi nessuno,
che non fosse ben visto dal padrone del castello. Nessuno aveva mai il coraggio di salire lungo questa via. Il birro, si dice ancora adesso un po' in tono dispregiativo, lo sbirro, cioè il poliziotto, l'uomo delle forze dell'ordine. Il birro poi, che vi si fosse lasciato vedere, sarebbe stato trattato come una spia nemica che venga colto in un accampamento. Si raccontavano le storie tragiche degli ultimi che avevano voluto tentare l'impresa, ma erano già storie antiche e nessuno dei giovani si rammentava, cioè si ricordava, di aver veduto nella valle uno di quella razza né vivo né morto. Cioè, alcuni anni prima, qualche poliziotto, qualche uomo delle forze dell'ordine aveva tentato di andare ad arrestare l'innominato a casa sua, ne erano stati uccisi tutti. E quindi da parecchi anni nessuno ci provava neanche più. Tale, riga 29, è la descrizione che l'anonimo fa del luogo, del nome nulla, anzi, per non metterci sulla strada di scoprirlo, non dice niente del viaggio di Don Rodrigo e lo porta addirittura nel mezzo della valle, ai piedi del poggio, ai piedi della collina, all'imboccatura dell'erto, ripido e tortuoso sentiero. Il narratore stesso, alla riga 29, dice che questa è una descrizione. Come sempre c'è la solita finzione. Il narratore dei Promessi Sposi fa finta di recuperare anche questo episodio dall'ipotetico manoscritto di cui si parlava nell'introduzione. Quello che abbiamo appena letto, queste 30 righe circa, sono un perfetto esempio di sequenza, o se preferite di testo, descrittivo. Noi sulla descrizione abbiamo lavorato tanto nelle settimane e nei mesi scorsi, credo che questo sia un esempio perfetto di descrizione. Descrizione di che tipo? Qui non ci interessa tanto oggettivo o soggettiva, ci interessa un altro termine. Questo è un bell'esempio di descrizione simbolica. Le parole utilizzate, addirittura il suono delle parole utilizzate, come dicevamo prima, vanno interpretati, hanno un valore simbolico. Qui ciò che interessa al narratore, e quindi a Manzoni, non è descrivere fisicamente cos'è un castello, come è fatto un castello, ma farci capire il carattere del personaggio. Potremmo dunque dire che questa prima sequenza che abbiamo appena letto è una sequenza descrittiva che contiene una descrizione simbolica e indiretta del personaggio. Indiretta perché? Perché invece di descrivere direttamente lui, descrive indirettamente il luogo in cui vive. Una persona che vive in un luogo del genere chiaramente sarà un poco di buono, sarà un malfattore, un delinquente. Procedendo nella lettura, troviamo un secondo passo. Ritorniamo a descrivere Don Rodrigo, che nel frattempo, mentre il narratore descriveva queste cose, si è avvicinato ai piedi del castello. Ripartiamo dalla riga 32. Lì c'era una taverna, che si sarebbe anche potuto chiamare un corpo di guardia, quasi un posto di blocco, diremmo noi adesso. Su una vecchia insegna che pendeva sopra l'uscio era dipinto da tutte e due le parti un sole raggiante. Ma la voce pubblica, che talvolta ripete i nomi come le vengono insegnati, talvolta invece li rifà a modo suo, cioè storpia le parole, non chiamava quella taverna che col nome della Malanotte, notte cattiva letteralmente, con la M maiuscolo. Voi sapete che le taverne, le osterie, sono un argomento ricorrente all'interno dei Promessi Sposi. Pensate in quante osterie è passato Renzo nei 18-19 precedenti capitoli del romanzo. Ne troviamo un'altra. E solitamente le osterie sono luoghi negativi nei Promessi Sposi. Questa addirittura si chiama della Malanotte. Al rumore di una cavalcatura, noi diremmo di un cavallo, che si avvicinava, comparve sulla soglia un ragazzaccio, altro dispregiativo,
armato come un saracino, armato come un turco. In quest'epoca storica, siamo nel 600, si sente ancora il pericolo dei turchi dell'impero romano, dell'impero ottomano, scusate, del mondo arabo, e quindi si utilizza questa espressione in tono dispregiativo, come un turco, come un saracino, cioè come un musulmano. E data un'occhiata, entrò ad informare tre sgherri, tre delinquenti, che stavano giocando con certe carte sudice, sporchissime e piegate, ormai deformate, in forma di tegoli, con la forma semicircolare di una tegola. Colui che pareva il capo di questi tre si alzò, si affacciò all'uscio, cioè andò sulla porta dell'osteria, e riconosciuto un amico del suo padrone, lo salutò rispettosamente. Don Rodrigo, eccolo qua, Don Rodrigo, resogli con molto garbo il saluto, domandò se il signore, cioè l'innominato, si trovasse al castello. E rispostogli da quel caporalaccio, che credeva di sì, smontò da cavallo e buttò la briglia, cioè consegnò la briglia del cavallo, al tiradritto, uno del suo seguito. Tiradritto è il soprannome di uno dei suoi bravi, evidentemente. Guardate cosa fa Don Rodrigo. Innanzitutto utilizza un tono umile, gentile. Manzoni dice con molto garbo. Don Rodrigo è abituato a essere arrogante, ma qui non è a casa sua, non è nel suo piccolo regno, nel suo piccolo paesino. È ospite dell'innominato e deve comportarsi bene. Si levò lo schioppo, cioè si tolse il fucile da tracolla, lo consegnò al Montanarolo, soprannome di un altro bravo, come per sgravarsi da un peso inutile e salire più lesto, come per alleggerirsi e camminare più velocemente. Ma in realtà, attenti bene qui, perché sapeva bene che su quell'erta, cioè lungo quella salita, non era permesso di andare con lo schioppo. A casa dell'innominato si va disarmati, lui non vuole correre rischi di attentati, evidentemente. Si cavò poi di tasca alcune berlinghe, alcune monete, e le diede al Tanabuso dicendogli: vedete, uno per uno vengono nominati tutti i pochi bravi di Don Rodrigo. Voi altri state ad aspettarmi e intanto starete un po' allegri con questa brava gente. Qui brava in senso ironico, sono cattivi e sono delinquenti a servizio dell'innominato. Come dire, voi state qui tranquilli all'osteria, io vado a parlare con l'innominato. Cavò finalmente alcuni scudi d'oro, queste sono monete di maggior valore rispetto a quelle di prima, e li mise in mano al caporalaccio, assegnandone metà a lui e metà da dividersi tra i suoi uomini. Paga praticamente il diritto di passaggio, l'ingresso nel, fra virgolette, regno dell'innominato. Finalmente, col Griso. Vi ricordate che il Griso è il numero due, è il vice di Don Rodrigo, è il capo dei suoi pochi bravi. Col Griso, che aveva anche lui posato lo schioppo, anche il Griso depone il fucile, cominciò a piedi la salita. Intanto i tre bravi sopraddetti e lo squinternotto, che era il quarto, ricordate, si è portato con sé quattro bravi, uno per uno li ha chiamati tutti per nomi, e il narratore, fra parentesi, aggiunge: oh, vedete che bei nomi, da serbarceli con tanta cura. Questa è la figura retorica dell'ironia. Manzoni ironizza sui soprannomi dei quattro bravi di Don Rodrigo e dice: dobbiamo proprio conservarli con tanto amore questi nomi. Esattamente l'opposto, sono persone cattive, lui fa finta di parlarne bene. Rimasero coi tre dell'innominato e con quel ragazzo allevato alle forche a giocare, a trincare e a raccontarsi a vicenda le loro prodezze. Quindi a questo punto Don Rodrigo e il suo collaboratore numero uno, cioè il Griso, da soli salgono il pendio che porta al castello. Un altro bravaccio, ennesimo dispregiativo, dell'innominato che saliva, raggiunse poco dopo Don Rodrigo, lo guardò, lo riconobbe e si accompagnò con lui. E gli risparmiò così la noia di dire il suo nome e di rendere altro conto di sé a quant'altri avrebbe incontrati che non lo conoscessero. Arrivato al castello,
introdotto, lasciando però il griso alla porta, si entra uno per uno nel castello dell'Innominato, fu fatto passare per un andirivieni di corridoi bui, cupi scuri, e per varie sale tappezzate di moschetti, fucili, pensate ai moschettieri, di sciabole e di partigiane, fa tutto un elenco di modelli di armi, di spade, di fucili, e in ognuna delle quali c'era di guardia qualche bravo. E dopo aver alquanto aspettato, fu ammesso in quella sala dove si trovava l'innominato. E a questo punto, finalmente, i due cattivi, cioè il cattivo di serie A, l'innominato, e il cattivo di serie B o C, addirittura, Don Rodrigo, finalmente sono uno di fronte all'altro, quasi da soli. Questo, cioè l'innominato, riga 64, gli andò incontro, rendendogli il saluto e insieme guardandogli le mani e il viso, come faceva per abitudine e ormai quasi involontariamente, a chiunque venisse da lui, per quanto fosse dei più vecchi e provati amici. L'innominato è grande, seppur nel male, anche per questo motivo, perché non si lascia mai sfuggire neanche un dettaglio. Comunque ispeziona, controlla tutto, dà un'occhiata per controllare se uno è disarmato, anche se fosse il suo migliore amico, non si sa mai, bisogna proteggersi e difendersi da tutti. E a questo punto, finalmente, vediamo descritto l'innominato. Fin qui tutti i ritratti, tutte descrizioni indirette. Ora un breve ritratto diretto, così possiamo finalmente immaginarcelo. Riga 66-67. Era grande, bruno, calvo, bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli si sarebbe dato più dei 60 anni che aveva, ma il contegno, no? L'atteggiamento serio, le mosse, i movimenti, la durezza risentita dei lineamenti del viso, il lampeggiare sinistro ma vivo degli occhi, indicavano una forza di corpo e di animo che sarebbe stata straordinaria in un giovane. Tenete conto che il romanzo è ambientato all'inizio del 600. Una persona di 60 anni all'epoca era tranquillamente considerata una persona piuttosto anziana. Qui si dice un personaggio straordinario, dimostrava ancora una forza fisica e mentale quasi superiore a quella di un giovane di 20 o 30 anni. Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto, che trovandosi in un impegno difficile, dal quale il suo onore non gli permetteva di ritirarsi, si era ricordato delle promesse di quell'uomo che non prometteva mai troppo né invano, e si fece ad esporre, cioè e cominciò a raccontare, il suo scellerato imbroglio. Don Rodrigo deve ammettere di essere in difficoltà e chiede un favore al più bravo, evidentemente innominato. L'innominato, che ne sapeva già qualcosa, è un informato di tutto quello che avviene intorno a casa sua, ma in confuso, cioè solo in maniera generica, stette a sentire con attenzione e come curioso di simili storie, e per essere in questa mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di Fra Cristoforo, nemico aperto dei tiranni, e in parole e dove poteva in opere. Quindi evidentemente l'innominato sapeva già qualcosa di quello che era capitato prima, sa già anche che in questa vicenda complicata c'è di mezzo quel frate per lui antipaticissimo che è Fra Cristoforo, quindi si predispone ad ascoltare meglio. Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise poi a esagerare le difficoltà dell'impresa. L'impresa ovviamente era rapire Lucia. La distanza del luogo, un monastero. Lucia era chiusa in monastero a Monza, la signora, cioè la potente monaca di Monza che la proteggeva. A questo, quindi a sentire questo nome, l'innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel'avesse comandato, come, altro paragone, interruppe subitamente, improvvisamente, dicendo che prendeva l'impresa sopra di sé, dice: "Non mi interessa, va bene, ti aiuto, non stare a dire altro." Prese l'appunto del nome della nostra povera Lucia e
e licenziò Don Rodrigo, dicendo: tra poco avrete da me l'avviso di quello che dovrete fare. Come dire, ci penso io. Ho deciso di darti una mano, non stare a dire altro, adesso obbedisci. Punto e stop. Come vedete, l'innominato è una persona precisa, organizzata, pragmatica. Nel momento in cui fissa un obiettivo, lo raggiunge. Punto e stop. C'è ora, a partire dalla riga 86, una terza sequenza di questo capitolo 20. Il vostro libro la soprannomina La crisi interiore dell'innominato. Come vediamo, Manzoni dedica un sacco di spazio al personaggio dell'innominato e molto gliene dedicherà ancora nei capitoli successivi. Attenzione, non è un personaggio statico, non è un personaggio bloccato, sempre identico a se stesso, è un personaggio dinamico, in continua evoluzione. E quindi abbiamo un primo esempio. Attenzione bene a questo punto. Se il lettore, quindi se noi ragazzi, si ricorda di quello sciagurato Egidio, siamo a riga 86, che abitava accanto al monastero dove la povera Lucia stava ricoverata, Egidio chi era? Era l'amante della monaca di Monza. Sappia ora che costui, Egidio, quello che nella realtà vi ricordate si chiamava Giampaolo Osio, nella finzione viene chiamato Egidio, costui era uno dei più stretti e intimi colleghi di scelleratezze, cioè di crimini, che avesse l'innominato. Quindi qui veniamo a sapere che l'amante della monaca di Monza, Egidio barra Giampaolo Osio, era di fatto, in sostanza, uno dei bravi dell'innominato, era un suo amico, era un suo collaboratore. Perciò questo, l'innominato, aveva lasciato correre così prontamente e decisamente la sua parola. L'innominato aveva già in mente qualcosa. Potrei utilizzare Egidio per far rapire la ragazza Lucia dal convento. Già da qualche tempo, scusate, ho saltato una riga, ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito di averla data, questa parola. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certa uggia, cioè una certa noia, un certo fastidio per le sue scelleratezze. Attenzione che è un passaggio fondamentale. Qui Manzoni ci dice, attenzione, già da un po' di tempo, tenete conto che ha 60 anni, è un personaggio piuttosto anziano, già da un po' di tempo l'innominato cominciava a provare, non dico un vero e proprio rimorso, non un senso di colpa, ma un po' di fastidio per i crimini che gli continuavano a chiedere. Quelle tante scelleratezze, no? Quei tanti crimini, che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo e si presentavano all'animo brutte e troppe. Era come il crescere e crescere di un peso già scomodo. Una certa ripugnanza, provata nei primi delitti, quando era giovane, e vinta poi e scomparsa quasi del tutto, affatto, tornava ora a farsi sentire. Ma in quei primi tempi, quando era giovane, l'immagine di un futuro lungo, indeterminato, il sentimento di una vitalità vigorosa riempivano l'animo di una fiducia spensierata. Ora, all'opposto, ora che era vecchio, al contrario, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso, attenzione qui noioso vuol dire fastidioso, pesante il passato. Invecchiare, morire e poi? E, cosa notabile, l'immagine della morte, che in un pericolo vicino, a fronte di un nemico, era solita raddoppiare lo spirito di quell'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio. Quella stessa immagine, quella che di lì a poco sarebbe morto perché era vecchio, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Cioè, come se improvvisamente, ormai che era abbastanza vecchio, quando cominciava a pensare al pensiero della morte, provava un po' di timore, un po' di paura, un po' di preoccupazione. Sentimento per lui strano, che era abituato a essere spavaldo, sicuro di sé, coraggiosissimo di fronte a tutto.
Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui. Non si poteva respingerla con armi migliori e con un braccio più pronto. Veniva sola, nasceva di dentro, cioè dall'animo. Era forse ancora lontana, ma faceva un passo ogni momento. E intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanarne il pensiero, quella, la morte, si avvicinava. Nei primi tempi, gli esempi così frequenti, lo spettacolo, per dire così, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli un'emulazione feroce, cioè la voglia di emulare, di commettere anche lui quei crimini, gli avevano anche servito come d'una specie d'autorità contro la coscienza. Ora, vedete, c'è un passaggio continuo dal passato, quando era giovane, forte, sicuro di sé, al presente, nel quale è molto incerto e insicuro. Ora gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa, ma terribile, di un giudizio individuale, di una ragione indipendente dall'esempio. Ora, l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi, l'essere innanzi a tutti, cioè ora il fatto di essere più potente di tutti gli altri, gli dava talvolta il sentimento di una solitudine tremenda. E la solitudine dei potenti, ragazzi, se ci pensate è vero, più una persona è in alto nella scala sociale, più si trova paradossalmente da solo. È vero che è potentissimo, ma si trova anche da solo quando si tratta di prendere delle decisioni importanti. E lui questa solitudine dei potenti la sente, specie ora che sta diventando vecchio. Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da molto tempo non si curava di negare né di riconoscere, gli era in tutto indifferente la religione, non ci pensava mai, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora, in certi momenti d'abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridare dentro di sé, io sono però. Cioè come se sentisse la voce della coscienza, la voce di Dio dire, tu puoi anche far finta che Dio non esista, ma intanto esiste lo stesso e prima o poi si manifesterà alla tua coscienza. Nel primo bollore delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita annunciare il nome di lui, non gli era parsa che odiosa. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla mente, la mente suo malgrado la concepiva come una cosa che è il suo adempimento. Ma non che aprirsi con nessuno su questa nuova inquietudine, la copriva, la nascondeva questa inquietudine che provava nell'animo profondamente, la mascherava con l'apparenza di una più cupa feroce. E con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffocarla. Attenzione ragazzi, magari in piccolo è capitato anche a qualcuno di voi, certe volte quando ci atteggiamo a super sicuri di noi, vuol dire semplicemente che stiamo mascherando una nostra paura. Adottiamo un atteggiamento sicuro, aggressivo, forse anche violento nei confronti degli altri, ma soltanto perché in realtà abbiamo paura di fare brutta figura di fronte al prossimo. Invidiando, poiché non poteva annientarli né dimenticarli, quei tempi in cui era solito commettere le ingiustizie senza rimorsi, senza altro pensiero che della loro riuscita, faceva ogni sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare quell'antica volontà, pronta, superba, imperturbata, per convincere se stesso che era ancora quello. Attenzione, qui Manzoni è straordinario nel ritrarre la psicologia di questo personaggio. L'innominato è un uomo potentissimo, è il peggiore delinquente probabilmente dell'Italia di quell'epoca, ma anche lui, come tutte le persone, è una persona in carne ed ossa, è esposto alla legge del tempo, sta invecchiando ed è via via invecchiando sempre meno sicuro di sé, perché si rende conto che la sua speranza di vita diventa sempre più piccola. E comincia ad avere paura che quel Dio di cui aveva tanto sentito parlare da bambino esista sul serio e ormai lo attenda per una specie di giudizio universale.
Concludiamo la lettura della prima metà del capitolo con un quarto ed ultimo passaggio, più rapidamente, dalla riga 131. A questo punto tutto è pronto, si può organizzare materialmente il rapimento di Lucia, che leggeremo poi nella prossima lezione. Riga 131, concludiamo con quest'ultimo passaggio. Così, in questa occasione, aveva subito impegnata la sua parola a Don Rodrigo per chiudersi l'adito, la porta letteralmente, a ogni esitazione. Aveva detto sì, la rapisco io, Lucia, non ci pensare. Ma, notate quanti ma ci sono in questo capitolo, appena partito costui, cioè non appena Don Rodrigo se n'era andato dal castello, sentendo scemare, cioè calare, diminuire, quella fermezza che si era comandata per promettere, sentendo a poco venirsi innanzi nella mente pensieri che lo tentavano di mancare a quella promessa e l'avrebbero condotto a scomparire di fronte a un amico, a un complice secondario, per troncare a un tratto quel contrasto penoso, sì, ho fatto una promessa, no, non ho voglia di mantenerla, per troncare questo dubbio, chiamò il Nibbio. E qui troviamo un personaggio nuovo, che è il Nibbio, verrà detto poco dopo, era il capo dei suoi bravi e l'equivalente del Griso. Era uno dei più destri, dei più abili e arditi, coraggiosi, ministri delle sue enormità. Era quello di cui era solito servirsi per la corrispondenza con Egidio. Erano evidentemente amici questi due. E con aria risoluta, bella decisa, gli comandò che montasse subito a cavallo, andasse diritto a Monza, informasse Egidio dell'impegno contratto e richiedesse il suo aiuto per adempirlo, cioè per portarlo a compimento. In pratica, l'innominato ordina al suo vice, al capo dei propri bravi, il Nibbio, di andare subito a Monza a parlare con Egidio e organizzare il rapimento della povera Lucia. Il messo ribaldo, cioè letteralmente il messaggero cattivo, tornò più presto che il suo padrone non se l'aspettasse, con la risposta di Egidio. Quindi il Nibbio obbedisce rapidamente, poche ore fa tutto. La risposta di Egidio era questa: l'impresa era facile e sicura. Gli si mandasse subito una carrozza con due o tre bravi ben travisati, travisati vuol dire travestiti. E lui prendeva la cura di tutto il resto e guiderebbe la cosa. A questo annuncio, cioè all'annuncio che Egidio era pronto a rapire Lucia, l'innominato, comunque stesse di dentro, comunque si sentisse, diede ordine in fretta al Nibbio stesso che disponesse tutto secondo quanto aveva detto Egidio e andasse con due altri che gli nominò alla spedizione. Ormai è tutto pronto, la spedizione per andare a rapire Lucia c'è ed è pronta. Se per rendere l'orribile servizio che gli era stato richiesto, Egidio avesse dovuto far conto dei soli suoi mezzi ordinari, non avrebbe certamente dato così subito una promessa così decisa. Cioè, se avesse dovuto fare tutto da solo, Egidio non se la sarebbe sentita probabilmente di rapire Lucia. Ma in quell'asilo stesso, dove pareva che tutto dovesse essere ostacolo, l'atroce giovine aveva un mezzo noto a lui soltanto. Noi diremmo Egidio aveva un jolly, per così dire, da giocarsi, noto solo a lui. E ciò che per gli altri sarebbe stata la maggiore difficoltà era strumento per lui. Noi, dice il narratore, abbiamo riferito, abbiamo raccontato un po' di tempo fa, come la sciagurata signora, la monaca di Monza, desse una volta retta alle sue parole. Noi abbiamo raccontato un po' di capitoli fa che i due erano amanti, l'Egidio e la monaca, dava retta alle sue parole, vuol dire che era innamorata di lui. E il lettore può aver inteso, può aver capito, che quella volta non fu l'ultima, non fu che un primo passo in una strada di abominazione, di perversione e di sangue. Quella stessa voce che aveva acquistato forza e direi quasi autorità dal delitto,
Le impose, cioè impose alla monaca di Monza, ora il sacrificio della donna innocente, Lucia, che aveva in custodia. Ricordate cosa è successo? Egidio e la monaca di Monza da molto tempo hanno una relazione perversa e clandestina. Nel momento in cui Egidio chiede alla sua amante, la suora, la monaca, di rapire Lucia, lei, volenti o nolenti, deve accettare dire di sì. Però attenzione alla sua prima reazione, e con questo chiudiamo. La proposta, cioè la richiesta di rapimento, riuscì spaventosa a Gertrude, alla monaca. Perdere Lucia per un caso imprevisto, senza colpa, le sarebbe parso una sventura, una punizione amara, e le veniva comandato di privarsi di Lucia con una scellerata perfidia, letteralmente con un tradimento perfidia criminale, scellerato, di cambiare in un nuovo rimorso un mezzo di espiazione. La monaca di Monza in quei giorni aveva fatto amicizia con Lucia, aveva capito che Lucia era una bravissima persona e stava un po' migliorando, chiacchierando insieme a lei. Ora questo strumento di purificazione, espiazione, cioè Lucia, le viene tolto immediatamente col rapimento e la cosa le dispiace. La sventurata, la monaca, tentò tutte le strade per esimersi, per tirarsi indietro dall'orribile comando. Tutte le strade provò, tranne la sola che era sicura e che le stava pur sempre aperta davanti. E attenzione bene all'ultima considerazione del narratore. Il delitto, il crimine è un padrone rigido e inflessibile, contro il quale non diventa forte se non colui che se ne ribella interamente. A questo Gertrude non voleva decidersi e ubbidì. Sembra di essere tornata indietro ai capitoli 9 e 10. Vi ricordate fin da ragazzina quante occasioni aveva avuta la futura monaca di Monza per dire di no al male, e non era mai stata decisa, alla lunga aveva sempre detto di sì. Questa sarebbe l'ultima occasione per cominciare a fare del bene, e anche stavolta tentenna e alla fine dice di no. A questo Gertrude non voleva decidersi e, aggiungerei io, per l'ennesima volta ubbidì alla voce del male. Ci fermiamo qui, siamo arrivati più o meno a metà capitolo, alla riga 164. Nella prossima video lezione leggeremo l'episodio molto famoso del rapimento di Lucia. Alla prossima, arrivederci ragazzi.